dico subito, non ha un intento né apologetico né meramente propagandistico del tema teleriscaldamento, ma ha un intento di tipo informativo prevalentemente, perché come vedete dalla scaletta che è prevista si è inteso fornire una serie di contributi che inquadrino il tema teleriscaldamento sia nel panorama normativo nazionale e non solo, sia dal punto di vista tecnico della tecnologia teleriscaldamento come tale, come pure delle esperienze di teleriscaldamento che già esistono e che risultino in qualche modo comparabili sul territorio nazionale. Quindi c'è un primo contributo del professor Boffa, che è il professore oggi fuori ruolo, ordinario del Politecnico di Torino, che si è sempre occupato di impiantistica tecnica e che tuttora ha degli incarichi importanti in tema impiantistico a livello nazionale, come potete vedere riportato nella sua presentazione. Il tema più specificamente declinato dal punto di vista normativo e legislativo dell'evoluzione normativa e non solo sarà trattato dal già senatore Roberto Della Seta, che anche con la sua veste istituzionale aveva seguito questi temi in modo particolarmente ravvicinato. Terzo intervento, non meno rilevante degli altri due, anzi da un certo punto di vista forse di particolare attualità e pertinenza, quello della dottoressa Pavan, che fa parte dell'autorità dell'energia elettrica, gas e sistemi idrici, che è il soggetto istituzionale che è deputato al controllo delle condizioni di concorrenza nell'ambito dei servizi energetici e che in specifico, su specifico delega e mandato del Parlamento, sta lavorando a precisare meglio le condizioni alle quali le reti di teleriscaldamento devono essere esercite, proprio al fine di garantire la piena concorrenza in un ambito quale quello dell'energia, che è particolarmente delicato. E siccome proprio questa materia è in questo momento in evoluzione anche dal punto di vista della scrittura di alcuni provvedimenti normativi, questo intervento credo possa essere particolarmente interessante, perché tratta del lavoro in corso, tratta dell'orizzonte che si va a definire. Gli ultimi due contributi invece portano l'attenzione più specificamente sul caso di Alessandria. Il primo, dell'ingegner Neri, che porterà gli elementi principali tecnici della proposta di project financing che è stata presentata al Comune di Alessandria e prospetterà in termini molto sintetici qual è il percorso attuativo che si dischiude, perché ricordo soltanto per precisione che la dichiarazione di pubblico interesse che è stata adottata non significa l'affidamento dell'esecuzione della rete di teleriscaldamento al soggetto promotore, ma prelude alla definizione di un bando di gara e alla successiva gara, che quindi potranno definire in modo anche riplasmato la proposta di intervento sulla base di quella di partenza, che è quella formulata dal promotore. Quindi siamo ancora in una fase in cui si costruisce la modalità di attuazione e quindi il dibattito che si può sviluppare non è irrilevante o di mero contorno, può anche produrre contenuti che nella definizione del bando risultino pertinenti, interessanti o utili. Ultimo intervento, quello che riguarda invece una ricognizione di cosa è accaduto della rete di teleriscaldamento che è stata iniziata nel quartiere Cristo. Quella è una rete di riscaldamento che ha avuto tutta una sua storia particolare, perché viene da progetti risalenti già nel tempo che hanno avuto un'evoluzione, che hanno comunque cominciato ad avere attuazione proprio con questa stagione invernale, quindi ci sono già dei riscontri numerici, puntuali, che può essere utile e interessante conoscere, quindi ci sarà questa ricognizione anche di questa porzione di intervento che è già attiva. A conclusione, a corredo e complemento di queste comunicazioni, di queste informazioni fornite dai soggetti che ho citato, ci sarà una tavola rotonda conclusiva che
non solo darà modo di approfondire ulteriormente i temi che saranno risultati di maggiore interesse, darà modo anche alla nostra azienda partecipata AMAG di proporre le sue considerazioni in merito e darà modo, direi, soprattutto di raccogliere domande e sollecitazioni che verranno dai presenti, che potranno avere una finestra per potersi esprimere, per poter ottenere delle risposte esaurienti. Questo è il quadro della giornata che, ripeto, noi consideriamo come una finestra di tipo informativo e come uno dei momenti di approfondimento su questo tema così importante, che è sicuramente necessario proporre e garantire alla città, perché questa realizzazione, nel momento in cui parta, sia il risultato di in qualche modo una scelta meglio compresa e, se possibile, anche meglio condivisa dalla città tutta, perché può rappresentare, come dice il titolo, un'opportunità. Le opportunità vanno colte nel modo appropriato e opportuno.